tutti felici come Pasqua o Pasquetta. Sì, la festa dell'Angelo, quello che però di cognome fa Montroni, e due splendidi gol. E il Padova rifila un traumatico 3-0 al Cosenza e apre i pori della salute. Oggi alla Piani è successo un po' come a teatro, il primo atto un tantino troppo frenetico, poco pensante e ansioso, poi nel secondo salgono tutti in pulpito ed il pubblico finisce in piedi a chiedere il bis. Beh, hanno avuto il tris. Si comincia col dubbio, Montrone e Marino. Il signor De Angelis, l'arbitro, sceglie l'ammonizione del padovano, già il direttore di gara. Lucidatissimo, tanto che oggi avrebbe fatto migliore passerella a Palazzo Pitti, non ci è piaciuto. Le azioni nel primo tempo sono scarne come il match che il Cosenza rende rognoso con chiusure laterali che paiono posti di blocco. Il tiro è di Zanoncelli. Poi Adriano Buonaiuti si traveste da Garella su questa punizione di Coppola. 7, 4 e 10 potrebbero essere i numeri buoni per il Cosenza, ma Compagno è troppo fine nel suo intervento conclusivo. Maniero, eccolo, chiede troppo a se stesso, il suo pallonetto è un tiro quasi di circostanza. Ben oltre il termine canonico dei 45 minuti, liscio, stampo romagnolo, che segnaliamo la Jalapas Venne. Scusaci pure Giacomo, ma che strizza, eh? E voilà amici, il secondo tempo. Siete pronti per registrarlo? Schiacciate pure il rec, vale la pena ricordare. Maniero collima bene la porta, ma Graziani, il portiere, stoppa. Quarto minuto, Pippo Gol, detta un lungo invito a Zanoncelli. Su di lui catapulta Moretti e rigore. Con gran coraggio Maniero va al dischetto, gol. Con questa rete si sbloccano in due. Il risultato è Pippo Maniero. Risponde il Cosenza in modo blando con questo tiro di Aimo. E poi c'è una gran giocata, Maniero, Montrone. Padova è cattedratico in questa fase di partita. Longhi, Zanoncelli e Montrone. Il piatto piange, un gol sprecato. Gran parata al buio di Buonaiuti su tiro di Gazzaneo e al 23esimo guardare per credere. Di Livio, Montrone. Il piatto stavolta è servito. 2-0, gran gol. Super Buonaiuti su questa punizione carambolata di Marulla. E poi ancora Angelo, Montrone cerca lo spazio ma non trova la mira. Un grandissimo Longhi, poi cerca il premio partita, peccato davvero, il terzo gol, alzatevi pure in piedi. Lineare, splendido, persino accademico, da raccontare ai nipotini, bravi davvero, bravissimo Montrone. Longhi chiude questo fausto pomeriggio con un'altra palla gol, per oggi basta e avanza. Si celebra entusiasmo alla Piana. Ah, li sentite? No, non si sbagliano campionato. C'era anche lui in tribuna oggi, Demetrio Albertini con Toni Bennarrivo. Netto successo del Padova contro il Cosenza, torniamo naturalmente alla Serie B, 3-0 il risultato che ci viene commentato da Maurizio Crovato. Sì, parte bene il Padova che domina fin dall'inizio. Questo è un cross corto che non, lo vedremo, che non raggiunge Montrone. Quindi al quinto c'è un passaggio di Lucarelli, tenta un dribbling, lo stesso Montrone, ostacolato da Marino, ma simula un fallo. Per l'arbitro è ammonizione ed ha ragione De Angelis da Civitavecchia. Dopo pochi minuti, tiro di Longhi, Graziani respinge corto, cross e c'è un colpo di testa di Livio che prende il dorso di Signorelli. Anche questa volta l'arbitro ha ragione perché il Padova reclama un rigore. Poi l'azione del gol, entra in area Maniero, il centravanti viene ostacolato da Maretti ed è rigore. Lo stesso Maniero tira, rischia molto sul palo sinistro, 1-0 per il Padova. Siamo al secondo tempo, il primo tempo, la reazione debole del Cosenza, questo è il tiro di Gazzaneo respinto in due tempi, parato in due tempi dal portiere del Padova. Poi ecco il secondo gol di Livio al Montrone, il giovane Montrone, e di destro in sacca. Stessa azione per il terzo gol, implacabile Montrone. 3-0 secco per il Padova che ora ha gli stessi punti in classifica del Cosenza. Felice è l'allenatore del Padova Bruno Mazzia, ha sostituito Galderisi infortunato da questo giovane Montrone, il quale ha reagito assegnando 3 gol in 2 domeniche, non male. Meno felice l'allenatore del Cosenza, Edoardo Reia, la sua stella Marulla anche questa domenica non ha brillato. A te la linea, Fabrizio Maffei.